Sono con Voji Assaf, Angel Investor di AccelerUp. Benvenuto. Grazie, grazie. Allora, con te parliamo di criptovalute. Innanzitutto spieghiamo anche a chi ancora non le conosce bene di che cosa si tratta, che cosa sono le criptovalute e quindi anche i rischi, le criticità associate alle criptovalute. Allora, il settore delle criptovalute è un settore abbastanza nuovo, perché si parla, diciamo, di criptovalute soltanto forse negli ultimi 3 anni, 4 anni, nonostante che è nato con la nascita del Bitcoin, che ha battezzato la tecnologia della blockchain. Quindi è un settore che ha tutto ancora, diciamo, il tempo e lo spazio per crescere, soprattutto se andiamo a valutare anche a livello, diciamo, di mercati di stock mondiali. Se andiamo a valutare, diciamo, il mercato dello stock, conta quasi 90 trilioni adesso di dollari, quello, diciamo, dei metalli preziosi è quasi circa, diciamo, 20 trilioni e quello del dollaro più o meno, diciamo, si tratta di queste cifre, mentre quello delle criptovalute è praticamente quasi un trilione. Allora, già parlando di criptovalute, il nome da solo si autospiega, valuta criptata, quindi okay. Viene dalla crittografia. Grazie all'evoluzione della crittografia è stata anche, diciamo, usata dalle prime guerre, diciamo, mondiali, però adesso con l'ingresso di internet, con queste, diciamo, interconnessioni, sì, con, diciamo, i pionirici del settore, si è evoluto in una maniera tale da poter, diciamo, mandare messaggi crittografati che soltanto chi ha le chiavi private o il consenso di poter accedere e leggere questi messaggi crittografati, quindi permette di ricevere queste informazioni o di decifrare. E poi con l'integrazione ovviamente della blockchain, qua che nasce proprio, si basa, diciamo, e nasce tutta la tecnologia e la potenza, diciamo, delle criptovalute, perché si concentrano su una cosa che si chiama la blockchain o il ledger distribuito o nastro, diciamo, distribuito. Quindi in qualsiasi istante ci sta una copia di tutte le transazioni effettuate dalla nascita, diciamo, di ogni cripto fino al momento in cui, diciamo, stiamo effettuando queste transazioni, e tutto in maniera trasparente, immutabile, non modificabile ovviamente, e che permette a chiunque, diciamo, di rintracciare e sapere, diciamo, a che punto stanno le transazioni. E questo l'insieme nasce e fa, diciamo, deriva il nome delle criptovalute. Ma quindi come sta evolvendo il mercato delle criptovalute? E ma poi anche dimmi qualche cosa sulla bufera avvenuta che la riguardate. Praticamente, siccome è un mercato abbastanza recente, quindi qualsiasi notizia può influenzare troppo, come, diciamo, una economia di un paese piccolo non può mai incidere, diciamo, sull'economia di un paese abbastanza grande, e viceversa, diciamo, potrebbe anche, diciamo, provocare un potere, diciamo, o un'economia grossa può eliminare, diciamo, in pochi istanti, diciamo, l'economia di un paese piccolo. Siccome è un mercato di poca capitalizzazione per il momento, ma di grande potenzialità per il futuro, quindi è soggetto sempre, diciamo, sia di notizie, sia, diciamo, di condizioni macro del mercato in generale, della macroeconomia, e quindi siamo sempre molto attenti, ma siamo molto fiduciosi, perché il mercato evolva in una maniera giusta. Qualsiasi tecnologia dirompente ovviamente affronta o, diciamo, viene contrastata da chi potrebbe non percepirla, diciamo, nella maniera giusta, e quindi quello che stiamo vivendo adesso. E rispetto al metaverso, le criptovalute nel metaverso? E il metaverso è pure, diciamo, un'altra tecnologia che si basa anche, diciamo, l'elemento base è la blockchain, quindi la base di tutte e due le tecnologie. È vero che il metaverso è un ambiente virtuale dove le persone possono anche interagire, ma alla fine cerchiamo sempre, perché l'economia è il nervo, diciamo, principale di qualsiasi, diciamo, economia, no? Certo. Di qualsiasi paese. Quindi le criptovalute saranno, diciamo, i mezzi di scambio all'interno, perché siccome sono già virtuali, esatto, quindi saranno utilizzati, e non solo per quello, perché anche, diciamo, per noi quando parliamo di criptovalute si parla di Bitcoin, che è una riserva di valore, oltre ad essere, diciamo, per alcuni un mezzo di scambio o di pagamento. Quindi vengono utilizzati questi cripto virtuali in ambiente virtuale, finché non si abbandonano, non sappiamo quando può avvenire, diciamo, le monete tradizionali o quelli fiat. Quindi tu mi devi togliere a me personalmente, sì, ma queste criptovalute, diciamo, poi hanno un valore nel mondo reale? E appunto questo, allora, per chi riesce a percepire la tecnologia che sta dietro, è ovvio che c'è un valore. Io adesso, per semplificare però le cose, però non le posso spendere per andare esempio a comprare il latte? No, assolutamente sì, per il momento sì, perché adesso più che persone lo adottano, anche i commercianti cominciano ad accettare, perché è un mezzo di pagamento peer to peer, praticamente persona a persona, no? Io posso anche fare una transazione senza alcun intermediario, quindi basta che
mi dia lei, diciamo, l'indirizzo del wallet, okay. E che sarebbe, diciamo, un indirizzo a 32 cifre o, diciamo, alfanumerico. Attualmente, diciamo, la difficoltà di entrare è quello che impedisce l'adozione, diciamo, di questa tecnologia, però alla fine è un mezzo anche di scambio e può anche, diciamo, presentare nel futuro, diciamo, è proprio una moneta reale, perché alla fine ha tutto, diciamo, il potenziale per potere essere d'acquisto, quindi potere di acquisto, perché quello che stavo dicendo, diciamo, dando un esempio, se abbiamo entrambi, diciamo, due pezzi banconote, diciamo, da 5 euro, quello che distingue il mio dal suo è praticamente un codice alfanumerico che è presentato lì, serve alla banca centrale, perché è la banca centrale che l'ha messi, quindi per tenere traccia di quanti, diciamo, pezzi da 5 euro stanno nel mercato e distinguere l'una dall'altra, però alla fine sono lo stesso valore. Quindi questi codici, se noi eliminiamo il pezzo di carta, rimane quello che distingue, è quel codice identificativo di questo valore di 5 euro. Quindi se noi lo rappresentiamo in maniera digitale, e diventa proprio la stessa identica cosa, quindi sempre sono delle valute. Grazie a voi, grazie mille.